tornato alla ribalta il tema delle centrali a gas in provincia di Benevento il progetto della società Luminosa, la quale prevede la realizzazione di un impianto nell'area industriale di Ponte Valentino. Sabato mattina, infatti, manifestazione in Piazza Castello, una manifestazione corale dei gruppi ambientalisti locali e della cittadinanza intera contro il progetto della centrale a gas incontrata a Ponte Valentino. Il WWF, Legambiente e l'IPU scendono ancora una volta in campo. L'hanno fatto sabato mattina mobilitandosi a livello nazionale insieme a 43 associazioni, comitati, movimenti ambientalisti e studenteschi contro le 59 centrali a gas. Con una centrale termoelettrica alimentata a gas naturale come quella ad esempio proposta dalla società Luminosa a Benevento in località Ponte Valentino, alla quale noi diciamo no, si produrrebbero circa 1.400 tonnellate annue di ossidi di azoto, 850 di ossido di carbonio e 1.870 di anidride carbonica, che andrebbero ad appesantire ulteriormente il già fragile microclima della città di Benevento, sempre agli ultimi posti come qualità dell'aria su scala nazionale, per non parlare dell'incidenza sulle malattie dell'apparato respiratorio, e costituirebbero di fatto la principale fonte di inquinamento dell'intera provincia. Pertanto le associazioni ambientaliste chiedono che la provincia di Benevento e i comuni sanniti interessati riaffermino fortemente la vocazione del Sannio alla tutela dell'ambiente, concentrando gli investimenti sulla produzione di energia da fonti pulite e rinnovabili con attenzione al territorio e al paesaggio. Sono 6.257 in campagne neopositivi al Covid su 51.071 test esaminati. Resta sostanzialmente stabile il tasso di incidenza, che si attesta al 12,25. Cala il numero dei decessi, 6 nelle ultime 48 ore, 9 deceduti in precedenza ma registrati soltanto nella giornata di venerdì. Negli ospedali 74 i posti letto occupati, nelle terapie intensive più 2 rispetto al dato precedente. Netto calo invece in degenza, dove sono 1.217 i posti letto occupati, meno 31 rispetto a venerdì. E un 78enne di Castelvetri in Valfortore, in provincia di Benevento, la nuova vittima del Covid, era ricoverato nei reparti dedicati dell'azienda ospedaliera San Pio. 4 nuovi accessi, 3 saniti ed uno di altra provincia, 3 ridimissioni, 2 saniti ed uno di altra provincia. Complessivamente sono 57 positivi ricoverati, 38 saniti e 19 di altre province. Lo scalo merci a Ponte Valentino a Benevento si farà a prescindere dalla fonte di finanziamento. L'impegno della Regione Campania è stato ribadito dal presidente Cascone in una nota che è arrivata questa mattina. A dichiararlo il presidente dell'ASI della provincia di Benevento, Barone, che torna sulla questione del taglio dei 21 milioni di euro lamentato dall'opposizione a Palazzo Musti. Non c'è stato alcun taglio, perché da principio lo scalo merci da realizzare a Ponte Valentino era candidato ad ottenere la copertura finanziaria dalla Regione Campania. E tanto il presidente De Luca quanto il presidente Cascone hanno confermato a più riprese, non solo al sottoscritto ma anche al sindaco Mastella, l'impegno con Reti Ferroviarie Italiane a realizzare lo scalo merci a Ponte Valentino sull'alta capacità Napoli-Bari. Novità assoluta a Benevento. Cazzetteria Zizi in Vico Noce 12, traversa di Corso Garibaldi. Si tratta della prima iniziativa imprenditoriale a livello nazionale grazie ad una ricerca specifica del giovanissimo sannita Umberto Masone, che durante un viaggio in Francia insieme alla sua fidanzata Liz, parigina di nascita, ha scoperto il concetto di food porn waffle. Da Zizi, come ha dichiarato il titolare, ci si diverte, non importa l'età, la categoria sociale o il paese di origine. Qui mangiamo, ridiamo e prendiamo in giro il tabù del sesso. Da Zizi, fluffy pancake dalle forme più stravaganti, artigianali al 100%, dolci morbidi, golosi e fatti al momento. Con l'apertura di questa attività, ha concluso Umberto Masone, ho voluto dare uno slancio ad altri commercianti. Ora diversi locali come il mio sono in fase di apertura anche in grandi città come Milano. Nel mentre sono contento di aver lanciato questo concetto, aspetto fiducioso una clientela numerosa. Da Zizi Cazzetteria in Vico Noce 12 a Benevento. Carabinieri di Cusano Muti e di Cereto Sanità hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento un 47enne e un 19enne del napoletano già noti alle forze dell'ordine per truffa. Sono stati rintracciati bloccati a seguito della segnalazione di un'anziana donna che, dopo essere stata contattata telefonicamente da uno dei malviventi, il quale, presentatosi come il nipote, la invitava a consegnare
2.500 euro in contanti ad un corriere che si sarebbe da lì a poco presentato per recapitare un pacco contenente materiale da lui acquistato su un sito online. La donna, insospettitasi dell'anomala richiesta con la quale il falso nipote le chiedeva di regolare la compravendita ed intuito che tali modalità potessero in realtà celare una truffa ai suoi danni, anche perché rispondenti ad uno di quei casi che sono stati rappresentati dai carabinieri in occasione dei vari incontri che si sono tenuti proprio per la prevenzione delle truffe agli anziani, ha avvisato i militari raccontando quanto stava accadendo. Pertanto, i carabinieri, dopo aver circoscritto l'area di intervento e disposto un articolato servizio di osservazione, hanno sorpreso i due uomini a bordo di una Golf noleggiata e sequestrando così il telefono cellulare ed un pacco postale contenente un asciugamano. Contestualmente, a San Marco dei Cavoti, i carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno deferito in stato di libertà per analoga condotta un 29enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine. Saremo presenti con nostre liste anche alle regionali qui in Molise, il territorio ha bisogno di una scossa. Così Clemente Mastella fa sbarcare il suo partito Noi di Centro in Molise e lancia la sfida per le politiche e le regionali. Il sindaco di Benevento poi parla di Mario Draghi. Faccio il presidente del Consiglio, il governo dia risposte agli enti locali, alle imprese e alle famiglie e non si pensi ad altro. Mastella si sofferma poi sull'amico Pier Ferdinando Casini. È riserva della Repubblica, non venga tirato per la giacca, non sarà leader di un partito di centro. D'altra parte, di personaggi autorevoli che possono guidare il centro ce ne sono e non serve certo un Maradona. C'è voglia del centro nel paese ed in Molise saremo determinanti per i prossimi appuntamenti elettorali perché con qualunque sistema senza di noi non si vincerà. Il consigliere e comunale del Partito Democratico Giovanni De Lorenzo, vicepresidente della Commissione Consiliare Traffico, ha depositato a Palazzo Mosti una interrogazione indirizzata al sindaco e all'assessore al traffico per chiarire termini e prospettive del progetto sperimentale di mobilità sostenibile che la Key City ha avviato nella città di Benevento lo scorso 31 dicembre. De Lorenzo in particolare si sofferma su alcune discrepanze tra l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta ed il contenuto dell'accordo sottoscritto, sui benefici economici per il Comune derivanti dal servizio, sulla clausola dell'accordo che prevede la possibilità di prorogare per ben 36 mesi sul pagamento o meno della tassa di occupazione di suolo pubblico, sul possibile incremento in primavera degli scooter elettrici e sull'effettiva realizzazione della prevista attività di monitoraggio sull'inquinamento. L'agguato a San Martino Valle Caudine è la traccia evidente della presenza di una lotta armata che va fermata ad ogni costo. Esprimo la mia vicinanza alla comunità comprensibilmente sotto shock per quanto avvenuto e garantisco fin da subito il mio supporto. Così scrive Pasquale Maione, deputato del Movimento 5 Stelle. Nelle prossime ore informerò il Ministero dell'Interno, in particolar modo il ministro Luciano Lamorgese, per chiedere un intervento atto a garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Si è riunito il direttivo cittadino di Forza Italia, convocato dal neocommissario Lucio Lonardo. Nel corso dell'incontro sono stati nominati i responsabili dei settori programmatici. Lucio Lonardo, commissario cittadino, che avrà quali deleghe sanità, sport, disabilità e tutela dei diritti degli animali. Pina Pedà, responsabile delle pari opportunità, politiche sociali, famiglie e sicurezza alimentare. Anna Rita Russo, responsabile della cultura, istruzione, turismo, commercio e artigianato. Federica Venturino, invece, dei settori trasparenza, affari legali, ambiente, territorio, sicurezza e agricoltura. Prossimamente saranno presentati anche alcuni punti programmatici arricchiti grazie al contributo di ulteriori personalità della città che presto saranno coinvolte nel progetto politico. Federico Paolucci, responsabile regionale aree interne di Fratelli d'Italia, interviene in un post Facebook in risposta alle dichiarazioni di Rosetta D'Estasio. Sono pentito di aver dato spazio in nome della presunta unità della coalizione al nome di Rosetta D'Estasio. Ho ragionato in termini politici e di rispetto, in una storia comune ed identitaria. Ho capito subito di aver sbagliato quando ho visto la nostra candidata flirtare con la sinistra ed è con profondo rammarico che continua contro ogni logica politica e numerica ad affermare di essere stata eletta con i voti della Lega personali. Senza i voti di Fratelli d'Italia Sannio, che ha preso gli stessi voti della lista 4 in 1 della Lega, non sarebbe Rosetta D'Estasio neanche stata eletta consigliere comunale. Vedo tracotanza, ingenerosità e assenza di visione politica. Mi dispiace, ma sono troppo signore per scendere sul personale. Mi mantengo nel perifero delle considerazioni politiche. Pardon, dice Federico Paolucci, volevo dire perimetro.
Lunedì 14 febbraio sarà in edicola ancora una volta il Sannio Quotidiano con la musica Benevento, i protagonisti, l'originale format ideato e curato dal giornalista Enrico Salzano, critico storico musicale, che questa volta punta le sue luci su Il mitico Pasquale Gallo, la storia inedita dell'artista apprezzato che fu la colonna sonora di ogni festino. Sempre sulla stessa pagina, Cultura e Spettacolo, si potrà leggere il commento del premio alla carriera, 13ª edizione, assegnato al docente Michele Pietrovito, fonico e light designer. È tutto pronto per vivere le emozioni che certamente il match Lecce-Benevento proposto dal campionato di Serie B. Siamo al girone di ritorno, la gara che vedrà tanti ex in campo ci regalerà. Il tecnico Fabio Caserta al termine della rifinitura ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati per la trasferta in terra salentina. 21 i giallorossi disponibili, numerose le assenze. A Campora, Barba, Brignola, Calò, Farias, Forte, Fulon, Glick, Improta, Insigne, Ionita, Letizia, Manfredini, Masciangelo, Muraca, Paleari, Pastina, Petriccione, Taria, Teglio e Vogliacco. Risultati della 22ª giornata del campionato di Serie B: Cittadella Cremonese 0-2, Vicenza Cosenza 0-0, Monza Spallo 4-0, Parma Pordenone 4-1, Pisa Ternana 0-0, Perugia Frosinone 3-0, Regina Crotone 1-0. Si giocheranno Ascoli Como, Brescia Alessandria e Lecce Benevento. Non conosce soste il tour di Sport 7 Live che approderà domenica sul set dello store Iperbimbo nel centro commerciale Sanniti in via dei Longobardi a Benevento. Il talk show giallorosso condotto da Alfredo Salzano in onda sui canali di TV7 94 e 288 in web streaming sulla pagina Facebook TV7 Benevento a partire dalle 15 commenterà la gara Lecce-Benevento valida per la 22ª giornata del campionato di calcio di Serie B. In studio opinionisti, giornalisti e appassionati di calcio per analizzare il big match d'alta quota del torneo cadetto. Sono previsti collegamenti in diretta con gli inviati di TV7 che ci faranno vivere le emozioni del match della squadra di mister Fabio Caserta, lanciata nelle zone di altissima classifica del torneo cadetto. Per la prima volta il seguitissimo format dedicato al calcio sarà ospite dello store Iperbimbo, da qualche mese attivo all'interno del centro commerciale Sanniti. Per San Valentino, Tecnostile ti aspetta nel suo rinnovato showroom al Viale Millusi a Benevento per scegliere il tuo regalo del cuore. Cinque lettere non bastano per esprimere tutto il tuo amore. Da Tecnostile al Viale Millusi per un San Valentino speciale. È tutto con questa notizia. Vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash. Oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.